Il sole con l'acne ha un rapporto molto molto particolare. Noi sentiamo ormai da anni dire dai genitori dei ragazzi acnei, tanto in estate il sole e l'acqua di mare asciugano. È parzialmente vero, perché se il sole viene preso per poche ore al giorno, non negli orari particolarmente caldi, può in qualche modo avere un'azione antinfiammatoria, mentre se viene preso in eccesso, come spesso capita, perché è molto difficile regolamentare l'esposizione solare dei ragazzi, il sole può infiammare. Il problema dell'acne è che, essendo una malattia infiammatoria, è estremamente sensibile al discorso della parte infiammatoria di quello spettro luminoso che c'è proprio nelle ore in cui non dovremmo esporci. Per cui molto spesso ci troviamo ad avere a settembre-ottobre un rebound, quindi un peggioramento di forme acneiche preesistenti. Altra storia è la cosiddetta acne di Maiorca. L'acne di Maiorca è di fatto una sorta di eritema solare che si manifesta con una forma acneica nelle persone predisposte geneticamente a avere l'acne. Queste forme sono difficilmente curabili, cioè ci vuole molto tempo perché si basano sull'infiammazione e quindi su un'infiammazione molto resistente. Rispondono molto poco alle terapie dell'acne, né tantomeno bisogna usare il cortisone per cercare di in qualche modo addomesticarle. Bisogna solamente avere molto tempo e cercare di coprire in seguito a ulteriori esposizioni la zona interessata dal problema. E comunque in questo caso sicuramente deve essere il dermatologo a gestire questo tipo di problema. Ricordiamo una cosa, che l'efficacia di un prodotto solare, qualsiasi esso sia, cioè che sia protezione 30, che sia protezione 50, più o meno dura 2 ore. Quindi ogni 2 ore deve essere rinnovato. Anche più spesso qualora si faccia il bagno o qualora si sudi molto, in quanto il sudore tende poi a ridurre l'efficacia del prodotto solare che è stato utilizzato. Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda l'acne del volto è consigliabile sempre usare un cappellino e quindi sicuramente prodotti solari specifici, che possono essere in gel, quindi che tendono a non diciamo allontanarsi troppo dalla pelle, oppure fluidi, anche per esempio per la schiena, spray che possono essere messi senza chiedere ad una seconda persona di applicarli. Il sole ha sicuramente una parte benefica, che è quella legata all'orario, ma tanto più in alcune patologie, ricordiamo come nella psoriasi. Durante l'inverno si fanno proprio delle cabine che in qualche modo mimano l'effetto buono del sole, per cui si consiglia sempre agli psoriasici di esporsi al sole in maniera graduale, ma non soltanto nella psoriasi. Ci sono anche alcune forme, per esempio di vitiligine, che richiedono l'esposizione solare o di alcuni linfomi cutanei che in una fase precoce vengono trattati proprio in una fase molto precoce vengono trattati con l'esposizione solare e con le lampade UVB a banda stretta nel periodo invernale. Per cui ricordiamo, ecco, che non sempre il sole è nemico, quindi dobbiamo in qualche modo farlo rientrare in una sorta di giudiziosa esposizione che vale per tutti ed è trasversale per ogni malattia, sia nel bene che nel male.